fare cucifola di rendere quello del pianto tutta piangere. Il sì, si è dimostrata la partita che pensavamo che fosse. No, abbiamo giocato contro una buona squadra, però noi abbiamo fatto bene, secondo me, sotto tutti i punti di vista, sia come qualità di partita, sia come attenzione, come l'avevamo preparata, come l'avevamo immaginata, come determinazione, come aiuto reciproco, da gruppo vero, campo pesante, gente, Migliaccio dopo, sotto il sottopassaggio, Migliaccio, voglio dire, no? Nel senso che durante il riscaldamento ha sentito un fastidio e quindi ha fatto debuttare sto ragazzo appena arrivato, no? Però poteva uscire dopo il gol. Quello che gli ho detto anch'io, dico almeno va a fare i gol prima. No? E quindi una difesa completamente nuova, con giocatori che era da parecchio non giocavano, tant'è vero che hanno finito con i crampi qualcuno, no? Contento, dai, soddisfatto. Ma avete l'unico. Anche Ferrari prima che si fosse... C'era la possibilità di poterlo vedere, no? Se per ripartire lui è uno che attacca bene la profondità e quindi magari verso la fine poteva servire anche. Poi c'è stato il problema di Cosentino, però ripeto, c'è poco da dire, io non so, il direttore che ha visto. Potenza ha cambiato molto spesso, a un certo punto ha giocato anche sulla linea infantile, ha cambiato, oltre a fare lo scambio di esterni come è fatto, però proprio per cercare di creargli... Non volevamo dare il punto di riferimento, l'abbiamo preparato con i tre fantasisti, diciamo, che devono cambiarsi spesso di posizione. Loro è una squadra che centralmente ti concede poco, perché a questo numero 5 davanti alla difesa che è un ex difensore, no? Che protegge bene, quindi hanno bisogno soprattutto di profondità, alternando questi tre quartisti continuamente. Quindi si può dire che si è vinto, ma si è anche convinto? Ah, io penso che è un po' che si vince e si convince, non c'è, no. Mi sembra l'ottava partita, tranne Mantova, dove tutti sapete come, in quale stato siamo andati, come numericamente dietro, noi stiamo facendo bene da parecchio, voglio dire. Io penso che sia difficile fare meglio di così, voglio dire. Quindi, ma la squadra è in crescita ancora? La squadra è in crescita, soprattutto i nuovi devono crescere con la marca. C'è anche quel margine di crescita, c'è, no? C'è un margine di crescita, ma 8 giocatori, 9 giocatori, 11 giocatori, quanti ne abbiamo presi? Sembra facile, no? L'abbiamo cambiamo continuamente, ricomincia tutto da capo, ricomincia, certo, l'aspetto tattico, anche se qualcuno conosceva il mio modo di pensare calcio, quindi ricomincia da capo, rimetterli a posto fisicamente, Cosentino 2 mesi che non giocava una partita, voglio dire, no, non è semplice ogni volta, rimetti lì, rifai le palle inattive, rifai tutto da capo. Tre quarti della difesa nuova, tra l'altro. Cioè tre quarti della difesa nuova. E finalmente le assenze non si fanno sentire. Fortunatamente, beh, ma l'obiettivo era questo, no? Se vogliamo fare un campionato in crescendo, dobbiamo, quando esce uno entra un altro, non ce ne dobbiamo accorgere. Lo stiamo vedendo, i risultati non molla nessuno. Qui. Foglia era 2 o 3 partite che era un po' sottotono, sta riprendendo bene la condizione, ma io sono contento, perché chi entra, chi va in campo, da tutto, no? Da tutto, non ci sono. C'è un bel gruppo veramente. E quindi per me diventa tutto più semplice, insomma. Ecco. Anche la doppietta di Fantino è importante, però centravanti, 2 gol a centravanti zero. 2 gol a centravanti vero, ci ha fatto salire, ha difeso. Grande partita. È il giocatore che io conosco, quello che ho avuto a Barletta 2 anni fa è questo qua, quindi anche lui all'Aquila quest'anno giocava poco e quindi ci vuole un po' di tempo per acquistare il ritmo partita. Cioè, eravamo un po' stanchi, dovevamo un po' limitare i danni, noi stavamo, allora, una squadra secondo noi, una squadra che fuori casa ha vinto 7 volte, la squadra che ha fatto più punti di tutti.
e in casa ha fatto fatica, il problema era sbloccare il risultato. Una volta sbloccato il risultato, poi i spazi si sarebbero aperti, ci è andata bene, abbiamo fatto il primo gol, un gran gol, insomma, tutta un'azione velocissima di prima, palla messa in mezzo di prima, Infantino che ha attaccato il primo palo, grande qualità, azione di grande qualità. Un'ultima curiosità, Bozzano non spingere mai o non doveva spingere? No, è uno che spinge abbastanza, però pure lui ha bisogno di conoscere i compagni, e Ciotola davanti che quando gliela dai taglia sempre all'interno, difficilmente la ridà, quindi andargli sopra magari diventava poi per tornare. No, è una buona squadra, allora sicuramente se hanno vinto 7 partite fuori casa c'è sicuramente un motivo, insomma. E poi finalmente abbiamo avuto un portiere che ha fatto mezza parata, insomma. Dopo due mesi era ora, insomma. Ex portiere. Dopo due mesi era pure ora che facesse una parata, insomma. Però con i piedi. Eh? Ah no. Si sta allenando, adesso. Con i piedi. Ci dovrebbe arrivare il direttivo di Cosentino. Va bene così? Posso andare? Grazie.